pace della liberazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, nella potenza e la gloria dei secoli. Sì, noi tendiamo a sposare diverse tipologie di iniziative, che siano attività, che siano eventi, come nell'occasione di oggi per l'appunto la celebrazione della Santa Messa Pasquale, proprio per donare ai nostri ospiti quello che è un senso di quotidianità, di normalità. Fondamentalmente la propensione principale della nostra struttura è quella di curare l'aspetto clinico, riabilitativo del paziente, ma di non sottovalutare mai quello che è l'aspetto umano, il profilo psicologico, che è fondamentale tra l'altro nel percorso di ripresa per l'appunto. E infatti, ripeto, noi cerchiamo il più possibile di donare quella che è la quotidianità, diciamo, durante la degenza per l'appunto. E che dire, noi diciamo la soddisfazione più grande è quella di è il feedback che ci danno i nostri pazienti, no? I nostri ospiti, perché loro sono sempre molto grati e felici di queste iniziative. Tra l'altro noi collaboriamo con diverse associazioni di volontariato e cerchiamo il più possibile, ecco, di rendere la loro permanenza qui più gioiosa.